Ciao a tutti, eccoci a dare i numeri per il Como. Ambo al tombolato, è uscito l'ambo, il Como estrae il numero giusto, pareggia nel finale una gara difficilissima a Cittadella e si conferma comunque squadra dura a morire, perché dopo le rimonte di Crotone, di Lecce, la rimonta non riuscita a Monza, ma comunque una grandissima rimonta, la reazione di Brescia, ecco un'altra partita in cui il Como veramente si dimostra una squadra tostissima. E non è un caso se nelle ultime 10 partite questa formazione ha raccolto una sola sconfitta. Il Como va in gol tra l'altro da 10 partite consecutive, che comunque è sinonimo di squadra bella tosta. La classifica delle ultime 9 partite recita Como 17 e Como 18 e Lecce 17. E infine il primo gol in campionato di Alessandro Gabrielloni, che è anche il suo primo storico gol in Serie B, e veramente complimenti a questo ragazzo che è partito con noi dalla Serie D e finalmente ha coronato il suo sogno di essere determinante in Serie B. Bravo Ale! E lo è stato, no? Allora andiamo avanti col nostro giochino, 6 domande con risposta secca, io e Andrea non daremo mai la stessa risposta. Ovviamente vi coinvolgiamo tutti sui nostri social, dove troverete tutte le domande nel primo commento. Dai, partiamo. Voto la prestazione del Como. Allora, voto la prestazione del Como. Anche qui bisogna fare delle medie. Prestazione così e poi ottima nel finale. Diamo 6 perché giustamente la rimonta si è concretizzata e quindi darei un 6. Io do 7 perché comunque quando si rimonta da 0 a 2 cancelliamo gli 80 minuti iniziali, al di là che io ci credevo, perché comunque questa squadra anche sotto sul 2 a 0 è stata bravissima a non disunirsi, a crederci, e quello sprint finale, quegli ultimi 15 minuti, quella grinta di Gabrielloni quando è entrato, dimostrano veramente che questa squadra non muore mai. Quindi bravissimo Como, e chi se ne frega, lo dico sempre, del gioco, alla fine contano i punti. Il risultato è giusto da 0 a 10? Il risultato, diciamo, siamo proprio al limite, ecco, dico 6 da 0 a 10, se perdavamo non c'era assolutamente nulla da dire, ma portiamoci a casa questo pareggio che secondo me comunque non è meritato. Io dico 5 perché credo che Cittadella tutto sommato abbia giocato un po' meglio, poi Como ha mille giustificazioni che poi andiamo a vedere, no Andrea, però credo che forse stavolta Cittadella meritasse qualcosina in più. Sì, se però poi conti le parate di Facchino, le occasioni pericolose, non è stato un assedio. No, quello no. Chi può dare di più? No, il migliore in campo, dai, prima. Il migliore in campo, a me piace sempre premiare quelli determinanti, e quindi Gabrielloni lo è stato in tutto e per tutto, entrato, ha segnato, ha sfiorato addirittura al raddoppio, per cui dico Gabrielloni. A me piace un po' meno premiare i determinanti, ma lo è stato, ma l'avrei probabilmente premiato lo stesso. Antonino Lagumina veramente sta giocando davvero leader, ha sopperito la mancanza di Cherry, ieri ha veramente sostenuto l'attacco da solo, palo iniziale, quell'occasionissima dopo la respinta del portiere del Cittadella sul tiro di Gabrielloni, che è stato veramente sfortunato, e poi ci vogliono anche 2 balls così ad andare all'ultimo secondo sul dischetto per prendersi il punto. Bravo Tonino, bravissimo. Chi può dare di più? Ti può dare di più? Ieri sera dopo la partita ho chiamato Rai 3, chi l'ha visto, e ho chiesto notizie di Gliozzi, perché ieri non so neanche se si è presentato in campo, non posso neanche dire ha perso troppi palloni, li ha sbagliati. Dopo quella sponda iniziale per il contropiede di Lagumina è un po' sparito, e peccato perché finora si era dimostrato l'attaccante giusto per sostituire i due davanti, non aveva mai toppato, ieri un po' la prima battuta a vuoto. Molto ben controllato da Adorni, sì. Una grande partita. Sì, ci sono poi anche gli avversari purtroppo. Luca? E io dico purtroppo Kabashi, perché è un giocatore che mi piaceva tantissimo l'anno scorso a Renate, quando aveva portato il Como, ma anche in altre occasioni era capitato di vederlo, e quest'anno non so, non riesce a ingranare, è vero che gioca poco, ha avuto una bella chance ieri a Cittadella e non l'ha sfruttata bene, veramente in grandissima difficoltà. Diamo un voto al Jack? Sì, allora io vorrei dargli un bel voto a Jack, 7, perché è
credo che ha fatto delle scelte che magari a noi che siamo esterni possono sembrare strane. Kabashi, no, per esempio una su tutte, cioè, Rumbo quando è entrato, ma lui al polso della situazione, lui si confronta con lo staff, lui ha il quadro reale delle condizioni fisiche, voleva probabilmente anche fare un pochino di turnover, per cui lui ha messo in campo questa formazione, l'ha dovuta stravolgere dal punto di vista tattico con l'uscita di Ioannou, per cui c'è stato tutto un cambio di posizioni di Iovine arretrato, Vignali a sinistra, insomma c'è stata veramente una rivoluzione nell'ambito della partita e poi ha azzeccato i cambi, per cui voglio dare un bel voto a Jack 7. Sì, io do anche un bel voto a Jack 6,5, di più non si poteva fare e poi giustamente lo dicevo ogni 3 giorni qualcuno va pure cambiare, se Kabashi fa parte della rosa, Kabashi deve avere le sue possibilità, quindi niente da dire a Jack. Senti, l'ultima domanda, oggi la cambiamo un po' perché imbazza anche sui social. Io avrei fatto così. Tu cosa avresti fatto a mente fredda? Beh, a mente fredda è facile dire Arrigoni titolare, però come ho appena detto è Jack che ha posto la situazione, non di certo noi o i tifosi o gli esterni. Quindi dici Arrigoni è insostituibile, però anche lui è giusto che magari una volta ogni tanto parta dalla panchina per far giocare qualcun altro. Quindi a ragion veduta, ed è sempre facile parlare dopo, direi di Arrigoni, però Jack si è messo Kabashi, aveva avuto le sue ottime ragioni. Io avrei fatto le scelte identiche che ha fatto Jack e poi criticare Luvumbu quando è entrato, chi l'ha mai visto giocare? Chi può dire mentre entrava Luvumbu no, non ci sta? Alla fine chi lo vede in settimana è Jack, quindi se ha visto in lui delle possibilità era giusto dargliele. Ricordiamoci che nel 2002 è entrato in una partita non semplice, è stato un po' responsabile sul secondo gol perché c'era lui, non so perché c'era lui in marcatura sul colpo di testa dell'attaccante del Cittadella, e quindi niente, quello che bisognava fare è stato fatto. Senti, passiamo alla rassegna stampa, Luca. La Gazzetta titola così, oggi sulla prestazione di Cittadella, il Cittadella va sul 2-0, ma il Congo sa reagire, la Gumina pari al 94esimo. La provincia scrive l'urlo del cromo, che magica rimonta, pari con il cuore, e la Rio Sport, Gabri gol e la Gumina nel recupero, super rimonta del cromo Cittadella. O comunque rimontare 2 gol a Cittadella, lo dicevamo anche nella scorsa puntata, è uno squadrone, questa società veramente sa fare i miracoli ogni anno, e io non so chi ha mai recuperato 2 gol a Cittadella negli ultimi 6 anni, secondo me pochissimi, andremo a vederci questa statistica perché siamo stati bravi e fortunati. Di sicuro una squadra che ha comunque un po' più forte, Pisa, insomma, sì, è veramente solida, quadrata, mi è piaciuto veramente tanto, non straordinaria ma veramente molto ben organizzata, aveva ragione Gattuso nel dire che Gorini, suo collega anche al corso di Coverciano, è veramente un signor allenatore e l'ha dimostrato. Senti, ennesima nota dolente, Gori, Chaya e ieri Ioannou, la coperta inizia a diventare cortissima. Sì, purtroppo si è visto subito, purtroppo, perché è bastato un infortunio al terzino sinistro per generare il caos, senza Cagnano che l'aveva ancora un po' perché deve recuperare dopo molti giorni di febbre, non è un recupero immediato. Purtroppo si è dovuto Jack inventare una soluzione in corsa, e questo purtroppo credo che alla fine un po' peserà. È bruttissima comunque quell'immagine di Ioannou sanguinante, veramente è stata una bruttissima botta e ne avrà per un po' probabilmente, sì, al di là che poi dovrà giocare anche con la maschera perché veramente c'era il naso completamente diviso in due, peccato. Allora, dai, spunti di social, cosa sta emergendo? Mi pare che uno spunto sia insomma il ritorno al gol di Gabrielloni, che è sempre, come dire, nel cuore dei tifosi anche quando entra. E ieri finalmente è entrato anche con lo spirito giusto, con il suo spirito, e questo è l'attaccante che ci potrà servire anche per le prossime partite. Secondo me Ale ieri si è un po' tolto il peso di dover entrare con gli occhi addosso, è entrato sul 2-0, non c'era nulla da perdere, ha deciso di entrare con grinta e veramente ha fatto il fenomeno in quel quarto d'ora, sì. Il gol, quel doppio dribbling, il tiro,
purtroppo nelle partite precedenti magari entrava e gli si chiedeva i gol in contropiede, tenere su palla e non era mai facile entrare in partita in corsa. Ieri era la sua chance vera e l'ha sfruttata a dovere. Bravo Ale, celebra veramente il primo gol in Serie B, ma anche il rinnovo del contratto col Como per una settimana. Io credo che sia veramente un gol importantissimo. Credo che Como l'abbia ritrovato davvero. Sì, sono d'accordo. E bella anche quella dedica finale della squadra, del gruppo e di Lagumina. Cioè sì. Lagumina, quando ha segnato, ha mostrato una maglietta di Serie A. È un bel segno, no? Un bel gesto. È un ragazzo che è sfortunato, sta molto male psicologicamente, questo ha detto Gattuso, però già sui social l'altro giorno, sì, su Instagram, sì, insomma, aveva già cambiato atteggiamento, sì, tornerò più forte. Insomma, ringrazio tutti, insomma, quindi starà fermo a lungo, purtroppo, la stagione è sicuramente finita, però dai, lo sosteniamo tutti, no? Senti, prossima partita, quindi domenica arriva l'ex capolista Pisa, perché ieri ha perso il primato. Sì, Pisa che... Insomma, è sempre una bella partita. Como Pisa è una partita che riporta anche un po' indietro nel tempo. Al sale di Anconetani, a quelle sfide lì. Al Ciolo Simeone. Lunga. Pisa era una società che veramente con Anconetani lanciava dei grandi giocatori. Kift, Berggren, adesso parliamo per i più, non per i ragazzini, ma quelli di... con qualche anno sulle spalle. Pochissime invece incontri negli ultimi 15 anni. Mai in B, ne comprò, ne compreziosi. E c'è stato però un ultimo precedente una decina d'anni fa, con c'è la Ramella sulla panchina del Como, Como Pisa, e Como, ricordo una sconfitta, vinse Pisa, così in casa, così come vinse anche all'Arena Garibaldi, dove ci fu un blackout di 20 minuti, ricordo anche lì una sconfitta. Comunque è bello tornare anche ogni tanto indietro ai ricordi della Serie C, non so, ieri me ne è venuto un altro, abbiamo incontrato Alfredo Donnarumma a Terni, che era stato il nostro bomber in C, ieri un altro Donnarumma nel Cittadella, che arriva da quale gruppo? Dalla prima storia di Porro? Sì, la prima, diciamo, che ha potuto fare lui, diciamo, come presidente, quando aveva scelto Gibellini come direttore sportivo, che portò una nidiata di ragazzi un po' a Cerni, che però qualcuno ha fatto strada. Alfredo Donnarumma ha fatto una buona carriera, un'ottima carriera, Torre Grossa, Tremolada, insomma, un gruppo di ragazzi interessanti. Tra cui c'era anche questo Daniele Donnarumma, che ho controllato, 18 presenze, anche lì un esterno sinistro, molto giovane, arrivava dal Carpi, se non sbaglio lui era cresciuto nel Napoli, e ricordiamo un episodio, qui era stato anche, ricordo che era diventato anche, come dire, una cosa curiosa, ricordo la partita da Albino Leffe, cioè a Bergamo contro Albino Leffe, nella nebbia tra l'altro, fece un tiro cross proprio violentissimo, e questo tiro cross che poteva anche entrare in rete fu intercettato da un piccione che restò troppo secco a terra. Vabbè, il ragazzo che poi è cresciuto ha fatto la sua discreta carriera in C e adesso in B nel Cittadella. Dopo questo grande ricordo vi possiamo salutare, ci aggiorniamo lunedì prossimo dopo Como Pisa, forza Como e alla prossima. Ciao!